Allarme occupazione. A causa del crollo occupati per turismo, commercio e servizi, occorre prolungare le misure straordinarie a tutela dei lavoratori. L'emergenza sanitaria legata alla pandemia ha intaccato pesantemente il tessuto economico, sociale e produttivo del nostro Paese. Ad oggi sono stati quasi 400.000 posti di lavoro andati in fumo dall'inizio dell'emergenza sanitaria, portando il tasso di disoccupazione complessivo all'8,9% e quello giovanile al 29,5%, con un tracollo del prodotto interno lordo stimato intorno al 10%. In questo quadro disastroso, a pagare il prezzo più alto, in quanto non coperti dal blocco dei licenziamenti, sono stati i lavoratori con contratti a termine, apprendistato, tirocinio, somministrazione, collaborazione, progetto, stagionali ed extra, occupati nei settori particolarmente colpiti dalle misure restrittive pandemiche. Per questo chiediamo che vengano prorogati i termini previsti per i licenziamenti e anche i termini previsti per gli ammortizzatori sociali, proponendo la costituzione di un ammortizzatore sociale unico intersettoriale che vada ad abbracciare tutti i settori e tutti i comparti. In questa fase, in questo momento, i settori più colpiti sono il commercio, il turismo e i servizi e tutti i lavoratori che operano all'interno di questi settori, che purtroppo sono prevalentemente lavoratori a contratto a tempo determinato. E per questo, per questi lavoratori, chiediamo anche il potenziamento dell'indennità di disoccupazione che vada in loro supporto e in loro sostegno.